Ciao a tutti, io ho notato già da tempo che ci sono molte persone che pensano che qui sia tutto facile, che sia tutto semplice fare praticamente qualunque cosa, quando nella realtà è esattamente l'opposto. Prendiamo per esempio il matrimonio. Quindi magari alcuni di voi hanno conosciuto un ragazzo, una donna, un uomo, che ne so io, brasiliano, brasiliana. E appunto vorrebbero venire qui e sposarsi e magari anche poter rimanere qui dopo il matrimonio. Bene, molte di queste persone, credetemi, pensano che fare una cosa del genere sia una cosa molto semplice. Invece, ve l'assicuro, è una delle cose più complicate che ci siano. Questo perché dovrete preparare un sacco di documenti sia in Italia che qui in Brasile. E sappiamo benissimo che la burocrazia in qualunque paese è una cosa terribile. Però anche così, pur sapendo queste cose, come ho detto, molte persone pensano che sia semplice, pensano che basti arrivare qui in Brasile, andare a un cartorio, il cartorio è il posto dove si fanno i documenti, preparare un paio di cose e pronto, uno è sposato, eccetera. Io a volte mi arrabbio su questo punto, anzi mi sono proprio arrabbiato poco tempo fa con un, diciamo, mio amico, perché anche lui appunto aveva intenzione, aveva conosciuto una ragazza qua brasiliana e avrebbe voluto sposarsi, quindi ha chiesto a me e anche ad altre persone cosa avrebbe dovuto fare. Quindi io sto lì da bravo amico, gli spiego tutte le cose che dovrebbe fare più o meno. E glielo dico anche chiaro tondo, guarda che qui è tutto complicato, preparati a diventare matto perché ti faranno diventare matto e mi raccomando, non venire in Brasile se prima non hai preparato questi documenti che gli ho detto lì in Italia. Secondo voi ha fatto quello che ho detto? Assolutamente no. È venuto tranquillo qui in Brasile. Pensava appunto di fare tutto quanto qua, di andare, che ne so io, al consolato, di sbrigare le faccende là. Alla fine è stato qui 3 mesi senza praticamente fare niente, ha perso solamente tempo, ha perso un mucchio di soldi, è dovuto ovviamente ritornare in Italia senza sposarsi. Io a quel punto lì proprio mi sono veramente arrabbiato. Perdonatemi, l'ho mandato letteralmente a cagare. Per quale motivo? Perché io appunto gliel'avevo detto di non fare queste cose, gliel'avevo detto di venire qui già con documenti pronti, gliel'avevo detto che era tutto complicato. Ma lui, insieme ad altri suoi, diciamo, amici, alla fine. Diciamo che quasi mi prendevano in giro. Ma dai, ma figurati, non è mica così, è Franco che sta esagerando. Bene, sono contento, ora lo prendi in quel posto e te ne torni a casa tranquillo, così la prossima volta impari a darmi retta. Un altro esempio potrebbe essere acquistare una casa. Io appunto ho visto che ci sono molti o alcuni italiani che vorrebbero appunto, pur vivendo in Italia, comprare una casa qui in Brasile. Adesso, al di là dei motivi che non sto qui a parlarne, perché magari poi farò un video specifico su questo argomento, ancora non lo so. Però veramente voi pensate di essere lì in Italia e di poter comprare una casa qui in Brasile come se fossero un paio di scarpe? Gente, ma non avete idea di quello che dovete passare. Non avete idea dei documenti che dovrete preparare? Cioè, veramente, io mi sto accorgendo, cioè, me ne sono accorto già da tempo. Però c'è appunto quest'idea che hanno molti che, ripeto, per loro è tutto semplice. Ma Franco, io ho i soldi in banca, quindi non vedo quale sia il problema. Vengo lì in Brasile e compro una casa. Ciccio, non è così che funziona, non è così semplice. A parte i documenti, tutto quello che vuoi, come pensi di pagare? Cioè, stai parlando di qualcosa che quanto ti costa? 100.000 euro? E tu pensi di venire qui in Brasile e comprare una casa, quello che vuoi, per 100.000 euro
così semplicemente. Qui in Brasile sono molto, diciamo, attenti o preoccupati, mettiamolo in questo modo, sul riciclaggio di denaro. E quindi qualunque, diciamo, transazione che in qualche modo involve denaro estero, qui diventa molto complicato. Vi faccio solamente un esempio. Tanto tempo fa, quando ero ancora in Italia con mia moglie, mio cognato ha voluto, come dire, aiutarci e ci ha voluto mandare, se ricordo bene, un 300 euro. Ora, a quel tempo, parliamo più di 15 anni fa, 300 euro, quant'era? Toh, 1000 reais. Bene, credetemi, è diventato letteralmente scemo. Perché la Reserva Federale, che sarebbe praticamente la finanza, lo ha fatto diventare matto per sapere per quale motivo lui ha inviato 1000 reais in Italia all'estero. E stiamo parlando di 1000 reais. Ma giuro, è diventato matto, infatti ha detto: oh, basta, io mi dispiace, non vi aiuterò più perché qui mi stanno facendo diventare scemo. E questo per 1000 reais. E questa cosa qui, come dire, funziona in tutti e due i sensi, non solamente per chi manda i soldi dal Brasile in Italia, ma anche in questo caso dall'Italia al Brasile. Il Banco Centrale è l'organo che si occupa di tutte queste questioni, vuole sapere tutto di quello che voi fate con questi soldi. Non basta dire: ah, io voglio comprare una casa. Sì, ok, però ripeto, preparatevi in questo caso a diventare matti più che altro, non tanto con i documenti, ma più che altro con il Banco Centrale. Perché pur avendo i soldi, non li libererà finché lui, il Banco Centrale, non sarà sicuro di quello che voi state facendo. E poi, ok, avete i soldi, ma torno a dire, come pagherete? Cioè, venite qui e sti soldi cosa fate? Fate un bonifico? Non è semplice fare un bonifico di 100.000 euro. Li depositate in una banca. Quale banca? Se voi risiedete in Italia, non avete un conto corrente qua in Brasile. Perché per poterlo avere dovete risiedere in Brasile. E voi per il momento non ci risiedete ancora. Ah, ma Franco, io ho mia moglie brasiliana e quindi gli posso fare un bonifico sul suo conto corrente. Sì, ok, ma torno a dire, è complicato. Oppure, come mi ha detto qualcuno, ah, io voglio pagare con un assegno circolare. Ciccio, sono 100.000 euro. Come puoi pretendere di pagare una cosa del genere con un assegno? No, però veramente ragazzi, io non dico che mi sto preoccupando, io sto facendo questo video per voi, per dirvi ragazzi, attenti, non è così semplice come voi pensate. Che sia qualunque cosa, che sia sposarsi, che sia chiedere un visto, che sia comprare una casa, una macchina o quello che volete, è complicato. So che molti di voi non mi crederanno, so che come quell'altro mio amico direte che sto esagerando. Ragazzi, dopo però non venite da me a lamentarvi, perché come ho mandato a cagare quel mio amico, farò lo stesso con voi, ok? Quindi, consiglio, gente, usate la testa, ce l'avete sulle spalle, allora ogni tanto usatela, ok? Ciao.